Infoenergia nasce per volontà delle amministrazioni pubbliche, in questo caso la città metropolitana di Milano, la provincia di Monza e Brianza e oramai circa 70 comuni del territorio delle due province, per offrire proprio un servizio di sensibilizzazione e informazione ai cittadini verso i temi del risparmio energetico, dell'efficienza energetica. Sappiamo ormai che puntare su un minor consumo di energia vuol dire per i cittadini anche risparmiare i soldi che attualmente spendono per le bollette, quindi e in questo particolare periodo è molto importante poter appunto risparmiare dei soldini con dei benefici anche dal punto di vista ambientale, perché il consumo di energia vuol dire anche ridurre le emissioni di CO2 sul proprio territorio, quindi proprio un miglioramento della qualità dell'aria e quindi possiamo garantire anche un maggiore sostenibilità anche alle nostre generazioni future, quindi è un contributo che tutti i cittadini possono fare affinché quindi ci sia una migliore qualità dell'aria nel territorio. In particolare i servizi che offriamo ai cittadini del territorio sono uno sportello informativo, quindi una presenza fissa presso ognuno dei nostri comuni soci, quindi in orari e giorni determinati, in maniera tale che il cittadino possa avere in maniera assolutamente gratuita delle informazioni su quelli che sono i suggerimenti che lo stesso può adottare sulla propria abitazione, quindi degli accorgimenti che non necessariamente possono prevedere un investimento economico. Ci sono dei semplici comportamenti che, se adottati, possono già portare ad un risparmio economico, quindi un minor consumo di energia, sia quella per l'elettricità ma anche quella per il riscaldamento, ma suggerimenti poi che vanno anche ad intervenire ad esempio sulla sostituzione delle caldaie, qualora queste fossero obsolete. Adesso il mercato offre diverse soluzioni, quindi pur mantenendo una spesa di investimento bassa si potrebbero ottenere dei consumi abbastanza notevoli. Noi interveniamo anche con dei progetti di educazione ambientale volti proprio a stimolare i bambini, quindi abbiamo dei progetti sia per le scuole elementari che per le scuole medie che servono proprio a trasferire delle nozioni sul risparmio energetico e quindi sull'efficienza energetica. Altro tipo di attività che noi facciamo sono proprio quello di essere anche dei consulenti nei confronti degli uffici tecnici comunali, perché anche il pubblico, quindi il settore pubblico, deve dare il buon esempio per quello che sono delle attività di efficientamento energetico, sia dei propri immobili ma anche ad esempio per l'illuminazione pubblica. Questo vuol dire quindi anche garantire al bilancio comunale una riduzione in termini di spese e quindi una maggiore efficienza degli immobili che lo stesso comune quindi gestisce, ma anche dell'illuminazione pubblica che, come sappiamo, ha dei risvolti anche per quanto riguarda la sicurezza. Quindi sono tutte attività di consulenza che lo staff di Infoenergia garantisce quindi alle amministrazioni comunali e che vanno appunto nella logica di insieme puntare a quel famoso 20-20-20, quindi quell'obiettivo comunitario di arrivare al famoso anno 2020 con una riduzione collettiva dei consumi di energia del 20%, quindi un'implementazione delle fonti energetiche rinnovabili del 20% e quindi poi una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera del 20%. Molti comuni, moltissimi comuni della città metropolitana di Milano e di Monza e Brianza si sono dotati proprio di uno strumento di pianificazione coinvolgendo diversi settori, il settore residenziale, il settore dei trasporti, il settore delle piccole e medie imprese, ma soprattutto quindi, come dicevamo, il settore pubblico, per un raggiungimento immediato e magari anche superando la soglia minima del 20%. Attività queste che, se fatte in sinergia, quindi con un coordinamento di tutto il territorio, garantiscono quindi dei risultati eccellenti su una vasta porzione di territorio, qual è quella che è il territorio della provincia di Milano e comunque della Lombardia.
Abbiamo attivato diversi progetti di educazione ambientale coinvolgendo un po' tutte le scuole del territorio, sia quelle primarie che quelle secondarie di primo grado. Ad esempio questo qui è il gioco Raccontami l'energia, che coinvolge le classi quarte o quinte delle scuole primarie, rappresenta un po' lo spaccato di un'abitazione tipo, quindi con i diversi ambienti, e gli si racconta ai bambini come attraverso l'uso di tecnologie si può risparmiare anche nella propria abitazione la spesa per la bolletta, sia quella per l'elettricità che anche per quella per il gas. Ad esempio, quindi gli spieghiamo che avere una vecchia caldaia e sostituirla con una ad alta efficienza energetica ti permette già fin da subito di risparmiare il consumo di energia, e quindi, come dicevamo, per i genitori anche un risparmio economico. Ad esempio l'uso di elettrodomestici con una classe energetica elevata va verso quella direzione, ma anche l'uso della bicicletta rispetto all'automobile ti permette di ridurre le emissioni inquinanti nel territorio. Ma la semplice valvola termostatica che ormai troviamo in tutte le nostre abitazioni permette quindi un controllo efficace del calore nella nostra abitazione, e quindi raggiungere una temperatura di comfort ottimale, quindi con un risparmio energetico. La classica lampadina, quindi dalla lampadina a incandescenza adesso ad una lampadina di questo tipo, quindi a risparmio energetico, seppur banale, ma contribuisce quindi in questa riduzione della spesa e dei consumi elettrici. Poi attraverso il gioco, come dicevamo, quindi insegniamo ai bambini l'utilità quindi dei fonti energetiche rinnovabili, quindi pannelli solari fotovoltaici, o l'utilizzo delle risorse energetiche, quindi in questo caso il pannello fotovoltaico con il sole, quindi la biomassa, oppure la geotermia, quindi sfruttare già una temperatura standard del terreno per avere quindi una temperatura già come media di 14 gradi. Il vento, quindi con l'energia eolica, quindi sono tutti strumenti che permettono ai bambini di conoscere la tecnologia e quindi le disponibilità che adesso il mercato offre per efficientare le abitazioni e quindi per contribuire tutti insieme ad una riduzione dell'emissione di CO2 quindi nel territorio.